Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio fare un video che, come sapete, non sarà inerente ai libri, ma a qualcosa di completamente diverso e nuovo, una nuova forma d'arte. Questo perché, come avevo detto all'inizio dell'anno, un mercoledì ogni 2 settimane voglio realizzare dei video appunto che parlino di altri argomenti che in qualche maniera mi appassionano e mi coinvolgono, e ovviamente aspetto anche i vostri commenti per scambiarci opinioni, idee, passioni e così via, insomma. Come leggete dal titolo, quindi oggi l'argomento sono i musical, questa bellissima forma d'arte che mi appassiona tantissimo, che mi affascina da morire. Volevo fare un video dove avrei parlato sia dei musical che io ho visto effettivamente, che sono andata a teatro a vedere, sia quelli che ho interpretato, perché faccio parte di un gruppo di ragazzi con i quali appunto realizziamo anche dei musical da qualche anno, ma mi sono resa conto che tutti e due insieme sarebbe diventato un video lunghissimo e quindi non ho potuto farlo. E quindi ho deciso di dividerlo in 2 parti. Oggi vi parlerò dei musical che sono andata a vedere a teatro e insomma di quanto mi siano piaciuti, vi do un po' di informazioni insomma. E nel video che vedrete tra 2 settimane invece vi parlerò di quelli che ho interpretato io. Quindi preparatevi, perché in quel video ci saranno tante tante foto imbarazzanti. Prima una piccolissima premessa, ovvero che io di solito vado a vedere i musical insieme alla mia famiglia, prima di tutto, perché al Maritino non piacciono assolutamente, cioè è proprio una cosa che lui non ci trova niente di spettacolare, e quindi sono sempre andata con loro, le mie sorelle e i miei genitori. I biglietti li acquisto sempre su Ticket One, cioè fino ad ora li ho sempre acquistati su Ticket One, ed ho sempre preso quelli nella fascia di prezzo più alta. Quindi sono sempre stata praticamente entro le prime 7 file, probabilmente forse entro le prime 5, nel senso che la maggior parte dei musical li ho visti in prima, seconda o terza fila, quindi insomma ero proprio all'inizio, ecco, ero proprio vicina al palcoscenico. Questa è una scelta che ovviamente ognuno prende in totale libertà, io decido di fare così perché alla fine vedo 1 o 2 musical all'anno, e anche il biglietto costa dai 50 ai 60 euro e non mi importa, ecco, preferisco spendere quella cifra ma vedere bene gli attori, vedere bene i costumi, vedere bene le espressioni, e non vedere gli attori su uno schermo se c'è, oppure piccoli così perché sono lontanissimi, ecco. Quindi noi ci siamo sempre goduti i musical veramente nel migliore dei modi. Andiamo in ordine temporale, anche perché qui ho tutti i miei biglietti, anche se in realtà me ne manca uno soltanto, comunque di tutti i musical che ho visto, e sono tutti qui. Quindi cominciamo con il primo che ho visto in assoluto, ed è stato amore a prima vista, ed è stato Romeo e Giulietta. Io Romeo e Giulietta l'ho visto 2 volte, la prima volta l'ho visto insieme alle mie sorelle, la seconda invece insieme anche ai miei genitori, perché abbiamo voluto per l'appunto portare anche loro per fargli ammirare questo spettacolo, e la seconda volta anche ho comprato i CD, e quindi per settimane mi sono ascoltata le canzoni in macchina, insomma le ho imparate tutte a memoria. Romeo e Giulietta, ovviamente sto parlando di Ama e cambia il mondo, quindi quello che è stato più famoso negli ultimi anni. In realtà questo musical è nato in Francia nel 2001 ed è arrivato in Italia soltanto nel 2013, in una tournée infinita praticamente, perché anche quest'anno da San Valentino, quindi dal 14 febbraio in poi, ritorneranno in scena, quindi tornerà nei teatri Romeo e Giulietta, Ama e cambia il mondo. Non è escluso che ci possa tornare per la terza volta. Comunque, quando sono andata io a vederli, c'erano Giulia Luzzi e Davide Merlini ad interpretare Romeo e Giulietta, e sono stati meravigliosi. Mi è piaciuto veramente tutto, i cantanti erano una cosa meravigliosa, le canzoni sono bellissime, con delle parole stupende, le coreografie ovviamente hanno la loro importanza e sono bellissime, gli attori bravissimi, anche se è un musical quasi totalmente cantato. Le scenografie, insomma, veramente ho adorato tutti i costumi, una cosa spettacolare. E i produttori dello spettacolo sono Davide Clemente Zard, che sono i fortunati produttori anche di un altro musical, quello del quale vi parlerò subito dopo, e
il direttore artistico è Giuliano Peparini. In generale comunque questo spettacolo coinvolge 30 persone tra tecnici e produzione, 23 cambi scena e 270 costumi, quindi questo vi fa capire la grandiosità di questo musical. In generale comunque mi ha emozionata veramente, è stato una gioia vederlo, sono stata felice di averlo visto due volte perché la seconda volta me lo sono goduto ancora di più. Questo musical, mi ero dimenticata di dirvelo, l'ho visto il 15 marzo del 2014. Passiamo adesso all'anno 2016, durante il quale ho visto ben tre musical, quindi sono stata fortunatissima. Il primo è stato il 23 gennaio del 2016, Grease, un regalo dei miei genitori per Natale a tutta la famiglia, e siamo andati a Milano a vederli. E questo è l'unico musical del quale non ho più il biglietto, non so perché, perché di solito li tengo tutti. Il musical era interpretato dalla Compagnia dell'Arancia, che è la stessa che nel lontano 96 aveva messo in scena per la prima volta in Italia Grease con Lorella Cuccarini, che ha reso famoso ancora di più il personaggio di Sandy. Per quanto riguarda Grease devo spendere due parole per dire che io ho sempre amato il film. Io fin da quando ero bambina ho guardato il film di Grease perché la mia mamma aveva prima la cassetta e poi abbiamo comprato il DVD e lo adoravo. Io addirittura non ancora ero piccola, quindi non conoscevo l'inglese e sapevo comunque le canzoni a memoria. Io amavo tutto, ho amato la storia, amavo e amo ancora i personaggi, il modo in cui si relazionano, i corteggiamenti, i costumi, i balletti, le canzoni, quello che mi trasmettevano e che mi trasmettono tuttora. Insomma, io la trovo una storia meravigliosa e mi piacerebbe un giorno poterla mettere in scena veramente, però servono tantissimi attori, quindi non è semplice perché noi siamo un gruppo abbastanza piccolo, ma è veramente veramente meraviglioso. E quindi quando siamo arrivati insomma al teatro ed è cominciato lo spettacolo, c'è stato all'inizio una piccola canzone cantata soltanto da Sandy e Danny, e a me mi si sono proprio riempiti gli occhi, nel senso che mi sono talmente emozionata di essere lì finalmente e poter vedere il musical che io amo più di ogni altra cosa al mondo dal vivo di fronte a me. Quindi veramente, se vi capita andate a vederlo, se doveste tornare in tournée così, perché è veramente bellissimo. Proseguendo, a maggio 2016 siamo andati a vedere Notre Dame de Paris. Anche questo ovviamente tantissimi di voi l'avranno visto come Romeo e Giulietta, perché è stato un musical non famoso di più. Questo musical ha debuttato come anche Romeo e Giulietta in Francia, però in questo caso nel 98. I testi originali sono di Cocciante, che come sapete scrive anche canzoni in francese. È arrivato nel 2002 in Italia e quindi insomma ha girato veramente in Italia per anni, considerando che dal 2002 io nel 2016 sono comunque andata a vederlo. Il cast è ovviamente cambiato molto spesso in questi anni, negli anni insomma, ma quando sono andata a vederlo io c'erano Gio Di Tonno e Lola Ponce, penso si pronunci, a fare Esmeralda e il Gobbo. Allora, io questo musical l'ho amato, anche questo come tutti comunque, in realtà quello che ho amato più di tutti sono state le coreografie. La scenografia è un po' più semplice rispetto a quella di Romeo e Giulietta, non per questo meno bella. Le canzoni sono meravigliose, ma quelle di Romeo e Giulietta a parole insomma mi piacciono un po' di più, ma è difficile fare un paragone. Per quanto riguarda le coreografie, erano veramente spettacolari. Il fatto di aver visto il musical così da vicino mi permetteva anche di seguire le espressioni di questi ballerini e il loro gesticolare e muoversi secondo la scena che stava appunto accadendo in quel momento, ballando. Quindi è una cosa meravigliosa. Credo veramente che i ballerini di quello spettacolo abbiano svolto un ruolo importantissimo all'interno del musical. Il 18 novembre, sempre del 2016, siamo approdati al Teatro Brancaccio di Roma a vedere Peter Pan. Peter Pan è un musical al quale tengo particolarmente, ma lo scoprirete nel video di tra due settimane, insomma, quando parlerò dei musical che ho interpretato in prima persona. Comunque, in questo caso, questo è stato l'unico caso in cui eravamo proprio in prima fila, cioè eravamo nel centro davanti agli attori. È stata una cosa meravigliosa, emozionantissima. Chiaramente sono particolarmente legata a questo musical, quindi mi ha emozionata ancora di più.
Il musical ha debuttato per la prima volta nel 2006 e quindi quando sono andata a vederlo io nel 2016 erano 10 anni da, appunto, dal debutto. Le canzoni ovviamente sono quelle di Bennato, quelle che lui ha riarrangiato dopo aver prodotto un CD che ha riarrangiato per l'appunto per il musical, quindi canzoni conosciutissime da tutti, ballabili, veramente avevo voglia di alzarmi in piedi e cantarle con gli attori, insomma. Li leggo i nomi perché non me li ricordo: Giorgio Camandana e Marta Rossi erano Peter Pan e Wendy. Bravissimi tutti e due, in particolare Wendy, perché avevo visto il musical in video e mi è piaciuta più dal vivo che nel video. Le ho trovato un'interpretazione migliore, molto meno bambinesca rispetto a quella che avevo visto invece nel video, dove Wendy mi sembrava un po' troppo... sono una bimba piccola. Ecco, invece l'ho trovata migliore e più adatta, insomma, al ruolo che ricopriva nel musical visto dal vivo, quindi questo mi è piaciuto ancora di più. Gli interpreti sono 20 e ovviamente il tutto è molto molto coinvolgente, anche perché le scenografie sono veramente tante. Se pensate che c'è la camera, ci sono con i lettini, insomma, quindi una scenografia anche bella carica, c'è il parco a Londra con le panchine, il cancello e il parco di Londra, eccetera, c'è la giungla dove vivono i bambini sperduti e ovviamente c'è la nave di Capitan Uncino, quindi insomma è veramente un musical bello articolato, ma ovviamente il risultato è stato stupendo. Passiamo infine al 2017, durante il quale siamo andati a vedere Sister Act, anche qui al Teatro Brancaccio, che ormai è casa nostra. Era il 4 febbraio di questo dell'anno appena trascorso ed ho visto un musical che mi ha fatta sbellicare dalle risate, perché in questo caso la storia è sì ripresa da quella classica che noi conosciamo, insomma il film di Sister Act, ma ovviamente il film non è un musical, il film è semplicemente un film con 3 o 4 canzoni al suo interno, mentre invece questo è proprio un musical, quindi ci sono 20 canzoni tutte in italiano che raccontano una storia e poi è anche leggermente diverso, ci sono dei ruoli un po' diversi, per esempio uno su tutti, il poliziotto che protegge Dolores Van Cartier è anche innamorato di lei, quindi c'è una piccola storia d'amore che si aggiunge alla storia che invece era originariamente nel film. Ha debuttato nel 2009 a Londra ed è stato prodotto da Whoopi Goldberg ovviamente, e nel 2011 è arrivato a Broadway e anche in Italia, tanto che alla prima di Milano dello spettacolo, alla fine dello spettacolo, è uscita proprio Whoopi Goldberg a prendersi il suo applauso. La volta in cui sono andata a vederla io, perché ovviamente questi musical se vanno avanti tanto nel tempo, gli attori insomma via via cambiano, quando sono andata a vedere io il musical, Belia Martin, non sono sicura di come si pronunci perché è un nome spagnolo, era appunto Dolores Van Cartier, e Suor Cristina interpretava Maria Roberta, quindi la novizia che insomma vive all'interno del convento, quindi ho anche visto Suor Cristina dal vivo e vai. Questo musical, come vi dicevo, mi ha fatto veramente ridere perché la storia è chiaramente messa in una maniera un po' comica, un po' ironica, e quindi è stato, insomma, gli attori erano veramente bravi, oltretutto il coro. Qui non c'era un vero e proprio corpo di ballo, la maggior parte delle coreografie era fatta dalle stesse suore, quindi prima di tutto mettiamoci che le coreografie non erano assolutamente semplici, andate a vedere anche qualche video su YouTube perché vi renderete conto di questo. Ma soprattutto le voci, una cosa spettacolare, cioè dei cori splendidi con ovviamente tante voci che fanno tonalità diverse all'unisono, diventano una cosa sola, e il tutto mentre si balla in giro per il palco, quindi insomma i costumi stupendi, stupendi. Voi pensate soltanto alle suore che, prese dall'enfasi di questa musica così insomma scatenata che cantano in chiesa, non hanno più la fascia bianca qui davanti, ma la tolgono e sotto appare una fascia fatta tutte le brillantini di paillette, ecco, quindi solo questo per farvi capire l'estro e la gioiosità di questo musical, perché alla fine quello che ci ha lasciato è veramente tanta gioia. Bene ragazzi, questi sono i musical che io ho visto fino adesso, ovviamente spero che la mia vita me ne riservi tanti altri. Avrei avuto l'opportunità quando ero a New York di andare a vedere The Lion King, ma ci siamo fatti un po' spaventare dal prezzo purtroppo, perché eravamo ancora all'inizio della vacanza, non volevo spendere tanti soldi in un biglietto senza ancora sapere per l'appunto quanti me ne sarebbero serviti per tutta la vacanza,
e quindi non sono andata. Se tornerò a New York, sicuramente Broadway sarà una tappa obbligatoria, perché a questo punto non posso più resistere. Fatemi sapere anche voi, ovviamente, se vi piace il musical, se vi piacciono altri tipi di rappresentazioni teatrali, che cosa avete visto a teatro, se andare a teatro vi emoziona o se semplicemente non l'avete mai provato e vorreste provare. E ovviamente fatemi sapere se avete visto qualcuno di questi musical e se come me vi siete emozionate quasi fino alle lacrime. E niente, noi ci vediamo tra due mercoledì con il video relativo agli spettacoli che ho fatto io e ovviamente domenica con il video nostro consueto sui libri. E niente, a prestissimo, grazie, ciao!